Un bilancio positivo quello dell'Irpinia Sport, la squadra di mister Luigi Petracca, al primo anno nel calcio all'11 femminile, ha ottenuto risultati importanti, 20 punti e ottavo posto, mettendosi 6 formazioni alle spalle. Migliore marcatore Esposito con 7 reti realizzate. Il tecnico biancoverde loda le sue ragazze. Perché comunque sono state attente, sono state precise, sì, vabbè, ma prima del giro di andata, lasciamo per, ma il giro di ritorno hanno assimilato qualcosa in più. Se dovete fare durante l'allenamento, i possessi palio sono semplici, hanno giocato probabilmente già partite mentalmente che stavano giocando contro la prima della classe e probabilmente non meritavano più danni. Invece non è vero, se avessero giocato tranquille, avessero giocato con quello che normalmente di semplice sanno fare, avremmo avuto qualcosa. Indubbiamente, il Presidente lo sa, abbiamo qualche difficoltà perché non abbiamo il riferimento che ci porta sulla squadra, perlomeno i due riferimenti che ci portano sulla squadra. Abbiamo ancora qualche carenza che, nelle marcature, nel dare il pressing alla squadra, però per il resto se io devo dare un voto a queste ragazze, un 7 glielo do. Perché non sapete, non si può dire con 70 centimetri di neve, col campo allagato a fare allenamento, sulle salite perché non c'è il campo disponibile, insomma, hanno sofferto tutto quello che è possibile. E si auspica un ulteriore aiuto per il prossimo anno, così da fare un nuovo salto di qualità. Possono darci un campo un po' anche un po' più vicino, starci un po' più vicino, perché noi ringraziamo la società che ci ha dato la possibilità e la disponibilità, però abbiamo sofferto anche la lontananza, il freddo, poi per il primo anno è stato difficile. Se riusciamo a fare anche, vabbè, se torneremo l'altro anno qua non lo so, però sicuramente vorremmo, come succede dalle altre parti, a Salerno, a Benevento, cose istituzioni sono vicine, istituzioni pure, a darci anche noi una mano, ma nel continuare a costruire. Con quello che stiamo facendo, secondo me, è buono, al momento è buono, ma bisogna di fare il salto, ma si fa con la continuità e con la forza di tutti quanti che ci stanno vicini e ci possono dare una mano.